Buongiorno, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi Giorno. In apertura subito lo sciopero degli operai della cartiera Pieretti di Marlia. I 21 dipendenti hanno presidiato sotto la pioggia in questa giornata di sciopero per chiedere certezza sul loro futuro e per chiedere gli arretrati delle aspettanze non corrisposte. Ma sentiamo insieme tutti i particolari in questo primo servizio. Opero e presidio sotto la pioggia per i 21 dipendenti della cartiera Pieretti di Via dei Masini a Marlia. Chiedono il pagamento degli arretrati e certezze sul loro posto di lavoro e anche l'aiuto delle istituzioni per risolvere una situazione complessa che si trascina da mesi. Nel giro di poco più di un anno l'azienda ha già cambiato proprietà per due volte. Prima è passata da Pieretti a Liner International, società di Milano, e poi a un dottore commercialista sempre di Milano. La situazione dell'azienda nel frattempo è peggiorata, tanto che dei 30 dipendenti 9 hanno deciso di lasciare e a luglio è stata presentata domanda di preconcordato in bianco. Nel frattempo una nuova società, la cartiera Cama, si è presentata per rilevare in affitto l'attività, ma chiedendo il licenziamento per parte dei lavoratori e la decurtazione dello stipendio per i rimanenti. Condizioni inaccettabili per i dipendenti che devono continuare a lavorare in un clima di incertezza. Nel frattempo siamo andati avanti, siamo stati parecchi a casa, non siamo stati retribuiti perché l'azienda non ha voluto riconoscere dopo il 23 di luglio, giorno del deposito della domanda del preconcordato, il pagamento delle ferie pregresse, per cui buona parte dei lavoratori hanno avuto, come dire, il bel regalo di continuare a venire a lavorare o rimanere a casa senza essere retribuiti. È ovvio che per noi questa situazione è del tutto insostenibile, ancora oggi chiediamo il pagamento di tutte le retribuzioni mancanti anche dopo il 23 di luglio e chiediamo delle soluzioni certe e effettivamente percorribili che non passino da un ricatto rispetto ai posti di lavoro ma rispetto anche alle retribuzioni. Tutto questo spiegano gli operai mentre sta peggiorando anche la situazione debitoria della cartiera rispetto ai fornitori. I lavoratori tornano anche a chiedere l'aiuto delle istituzioni per aprire un confronto vero con l'azienda. Cartiera Pieretti, per quel che ne sappiamo, si è sempre sottratta. Anche il comune e la provincia hanno chiamato più volte l'azienda per un colloquio e degli incontri, l'azienda non si è mai fatta trovare di fatto. Andiamo adesso in centro storico a Lucca. Come sapete era stata annunciata l'introduzione delle nuove isole ecologiche, c'è però uno stop all'orizzonte con un ricorso al TAR che farebbe slittare tutto quanto. Sentiamo perché in questo servizio. Rischia di slittare la realizzazione delle nuove isole ecologiche fuori terra in centro storico a Lucca. L'azienda, arrivata seconda nella gara di appalto, ha presentato ricorso al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, contestando così l'esito della gara stessa. Lo ha reso noto il presidente di Sistema Ambiente Matteo Romani, che ha già depositato la propria memoria al Tribunale Amministrativo, convinto della validità della scelta operata. Al vaglio del giudice, che si esprimerà il prossimo 20 novembre, c'è anche la posizione dell'azienda vincitrice, la Idea SRL. Nel frattempo però non si ferma il percorso che dovrebbe portare all'entrata in funzione del nuovo sistema di raccolta differenziata del centro storico, promosso da Sistema Ambiente e dall'amministrazione comunale, che mira ad eliminare la raccolta dei sacchetti filostrada e appunto all'introduzione di 70 nuove isole ecologiche fuori terra. La prossima settimana proseguiranno gli incontri con la cittadinanza e con i commercianti. Il primo in ordine di tempo è fissato per giovedì 14 novembre alle 9 alla Camera di Commercio di Lucca, con gli esercenti lucchesi e più in generale con coloro che rientrano nella categoria delle utenze non domestiche. Poi altri due incontri riservati ai cittadini del centro storico, sabato 16 novembre alle 10.30 nella sede del CRED in via Sant'Andrea e martedì 19 novembre alle 21 alla Pia Casa in via Santa Chiara. Lasciamo Lucca, spostiamoci a Viareggio. Adesso è stato svelato il maxi progetto di rifacimento del porto turistico viareggino. Era stato anticipato sabato pomeriggio con una notizia, un comunicato diffuso dal comune e proprio in queste ore invece è stato divulgato questo video rendering che vediamo insieme, che mostra come dovrà essere di qui a due anni l'approdo turistico della Madonnina. I lavori seguiranno la tempistica già dettata appunto dall'amministrazione, il primo step, la sistemazione
delle banchine attuali entro il prossimo maggio, 450.000 euro di investimento, poi realizzato il pontile 9 entro marzo 2021 per 3 milioni e infine la messa in opera di nuovi pontili 1 e 8 entro il maggio successivo, quello del 2021, saranno altri 500.000 euro di investimento. Un progetto, quello presentato dal Comune di Viareggio e da Icare col supporto tecnico di Navigo. Icare, come è noto, è divenuta concessionaria della Madonnina ad agosto, ereditando di fatto i beni della vecchia Viareggio Porto finita in concordato. Annunciata anche una svolta sulla gestione delle concessioni, si parla di maggiore trasparenza e rigore sui pagamenti delle concessioni per i posti barche, circa 500 approdi. I diportisti, intanto, che sono riuniti in una cooperativa, hanno indetto un'assemblea che si è svolta nelle ore scorse, domenica mattina, per discutere di questo grande progetto. Hanno chiesto però maggiore coinvolgimento da parte dell'amministrazione e di Icare e hanno chiesto anche un dialogo sulla questione delle concessioni, dei pagamenti degli arretrati e in generale un dialogo con l'amministrazione. Insomma, un botto e risposta che seguiremo anche nelle prossime ore. Vi anticipiamo nell'edizione serale del nostro telegiornale, parlerà anche il sindaco Giorgio Del Ghingalo di questo progetto che ridisegna un'area strategica della città, ma sentiremo anche le parole dei diportisti in merito. Restiamo ancora a Viareggio perché proprio stamani è in corso la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di prosa del Teatro Ienco. Ecco, siamo proprio all'interno del ritrovato Teatro Comunale in Darsena. È stato svelato anche in questo caso il programma. Da novembre ad aprile si alterneranno sul palco grandi interpreti del teatro, nel programma però anche spettacoli per famiglie e per bambini. La stagione, quella di prosa, parte il 28 di novembre con l'adattamento teatrale del celebre film L'attimo fuggente con protagonista Ettore Bassi. Arriveranno poi sul palco dello Ienco tra gli altri Veronica Pivetti, Chiara Francini, Emilio Solfrizzi e poi omaggio alla città di Viareggio e anche spazio al Carnevale perché ospiterà il Festival di Burlamacco e anche questa è una notizia svelata stamattina, la festa della canzonetta della Burlamacco 81, un omaggio al grande Enrico Casani e altri appuntamenti che appunto vengono raccontati proprio in questi minuti. Andiamo adesso invece sul nostro sito web che vi ricordo www.noitv.it che potete sempre seguire per avere gli aggiornamenti e le notizie in primo piano. Vedete in apertura proprio il fatto che vi abbiamo raccontato poco fa, lo sciopero degli operai della cartiera Pieretti con le loro dichiarazioni. Potete ovviamente anche vedere i dettagli all'interno. Altre notizie, quella che vi segnalo qua in primo piano, la vediamo insieme, sono i 70 anni di Confartigianato, appuntamento che ha riempito il weekend a Lucca, in particolare al Teatro del Giglio. E proprio su questo argomento Noi TV avrà a breve anche uno spazio di approfondimento, ma intanto vediamo insieme un servizio che ci racconta come si è celebrato e tagliato questo importante traguardo. Vediamo. Il Teatro del Giglio ha ospitato la cerimonia per i 70 anni della Confartigianato provinciale lucchese, una serata all'insegna dello spettacolo che ha visto coinvolti numerosi associati provenienti da tutta la provincia. Si è trattato di un fashion show, un vero e proprio musical, dove attraverso una cavalcata di 70 anni sulla moda dell'acconciatura si sono ripercorsi gli stili e le mode a partire dagli anni 40 fino ai giorni nostri. 70 anni appunto, tanti quanti quelli dell'associazione che raggruppa quelle piccole e medie imprese che rappresentano la linfa economica della società, come affermato dal direttore di Confartigianato Lucca, Roberto Favilla. Io direi che è un settore importante di tutta l'economia, non solo della provincia di Lucca, ma addirittura di tutto il paese. Ho detto che non è soltanto il tessuto connettivo o l'ossatura del paese, è veramente il sangue, la linfa che porta ossigeno a tutte le varie componenti della nostra società. La serata è stata presentata da Roberta Catarsi per la regia dello studio Mazzè di Pistoia. Un'occasione per ripercorrere la storia dell'associazione, ma anche per dare uno sguardo al futuro e alle sfide che attendono un settore che è stato duramente colpito dalla crisi degli scorsi anni e che in alcuni comparti stenta ancora a ripartire. Certamente, sarà nostro compito guidarli nelle nuove sfide, in quello che sarà l'innovazione e soprattutto essere attraenti per i nuovi imprenditori, per i giovani imprenditori, per le donne che si vogliono rimettere in gioco.
E a proposito, è una donna la vincitrice del premio letterario Massarosa, è stato assegnato sabato sera nella cerimonia al Teatro Vittoria Manzoni con grande partecipazione. Andiamo a sentire il servizio. Vincere un premio letterario è l'ambizione di ogni scrittore o scrittrice, non solo per quella costante ricerca di gloria, ma anche perché i premi sono trampolini di lancio e di rilancio. Pubblico record al Teatro Vittoria Manzoni di Massarosa per la serata finale della 33esima edizione del premio letterario. E Alice Cappagli, con il libro Niente caffè per Spinozza, a vincere l'edizione 2019. A decretarne il successo è stata la giuria popolare. Oltre alla statuetta Libero, realizzata dall'artista Emiliano Filippi Cappagli, alla vincitrice un premio in denaro da 2.000 euro. Racconta una storia piuttosto dolce di una giovane donna un po' allo sbando esistenziale che per caso trova lavoro come badante da un anziano professore cieco che in realtà riuscirà a cambiarle la vita, a fare recuperare coscienza di sé e fare delle scelte importanti e raggiungere un obiettivo che lei non pensava di raggiungere. Durante la serata finale sono stati assegnati gli altri riconoscimenti in programma. Pure il premio Grafica è stato assegnato ad Alice Cappagli, per lei un premio da 500 euro. Premio della giuria tecnica, ancora 500 euro, per Silvia Ranfagni con Corpo a Corpo. La serata organizzata dal Comune di Massarosa con il fondamentale contributo della Fondazione Pomara Scibetta è stata condotta da Claudio Sottili ed ha visto anche momenti di intrattenimento con le performance teatrali della Cocherico Teatro e l'accompagnamento musicale di Michela Lombardi e Andrea Garibaldi. È un successo proprio perché grazie anche alla Fondazione Pomara Scibetta che ci ha permesso di realizzare questa serata, questo premio letterario, non solo per quest'anno ma per gli altri 5 anni, 6 anni che saranno insieme a noi. Ecco, quindi un grazie particolare va a loro, un grazie particolare va a tutti coloro che si sono adoperati per rendere questa serata al meglio. Gli altri scrittori in finale erano Giulia Corsalini con La lettrice di Chekhov, Eleonora Marangoni con Lux, Silvia Ranfagni con Corpo a Corpo e Filippo Tapparelli con L'inverno di Giona. Determinante per il futuro del premio letterario il sostegno della Fondazione Pomara Scibetta. Credo che sia un premio molto importante e non deve essere soltanto importante a livello locale ma anche a livello nazionale e internazionale. Abbiamo volentieri partecipato al suo sviluppo. Una storia, avete sentito, di 32 anni per il premio letterario Massarosa, che da oggi è anche un segno tangibile sul territorio, perché nel fine settimana appena concluso è stata inaugurata una statua, la prima che viene realizzata a Massarosa su una rotatoria, quella all'uscita dell'autostrada, ed è proprio a rappresentare il premio letterario locale. Si tratta di Libero, questo è il nome dell'opera, realizzata con il contributo sempre della Fondazione Pomara Scibetta, realizzata dall'artista Emiliano Filippi. Il taglio del nastro è stato sabato pomeriggio con il sindaco Alberto Coluccini, rappresentanti della stessa fondazione. Avete visto, è una statua in acciaio inox pettinato, alta circa 1,80 m, posta su questo basamento di 90 cm, rappresenta proprio l'acronimo del premio letterario PLM, sormontato da lettere e parole che formano un airone stilizzato che si libra in volo. Avrete riconosciuto che si tratta poi della statuetta che viene poi consegnata al vincitore ogni anno del PLM, rappresentata evidentemente in grande scala e che da oggi è visibile a tutti coloro che arrivano a Massarosa. Con la pagina di cronaca ci fermiamo qua, una breve pausa adesso, tra poco il TG Noi Sport con le notizie sportive di giornata. A tra poco.